trasportazione fisica, dovevo spostarmi al centro dello studio perché è il momento di una rubrica che non avevamo l'anno scorso. Ci sono sempre molte polemiche quando si parla di gay, di omosessualità nel nostro paese, c'è la storia della canzone, chi se ne frega, insomma. Ma vorrei essere chiaro su un punto. Adesso io vi presenterò il curatore di una rubrica che si chiama Diverso Parere, il quale è un giornalista della Sette. Tra l'altro lo avete conosciuto perché ha condotto l'edizione autunnale di Victory, che è il settimanale di approfondimento della testata giornalistica sportiva. Il quale quest'estate venne a trovarmi in studio, in ufficio, e mi disse: vorrei seguire durante le vacanze gli Eurogames. Io sapevo, avevo letto che c'era questa manifestazione in Spagna, e mi dice: sono i giochi gay, i giochi olimpici versione gay. E io dico: bene, ne parliamo un po' dal punto di vista organizzativo, sulla sua idea, che cosa ne volesse ricavare, una puntata speciale del programma, eccetera. E ho visto che però a un certo punto il collega, diciamo così, ciondolava, e vedevo che mi guardava perché capiva che io non avevo capito quello che lui non aveva ancora avuto modo di dirmi. Per cui a un certo punto dice: scusa direttore, tu sai che io sono gay? Io l'ho guardato e Paolo Colombo, che cosa gli ho detto? Mi ha risposto con il solito sarcasmo, la solita ironia che ti contraddistingue, mi hai detto, dice: beh, nessuno è perfetto. Ecco, nessuno è perfetto, ma era ovviamente una battuta perché siamo colleghi. Detto questo, lo voglio dire, nel dare questa finestra alla tematica omosessuale, gay, lesbica e quant'altro, non c'è un istinto provocatorio da parte nostra, anche perché lo dico, e le persone di solito si dice: premesso che ho molti amici gay, però il mondo adesso sta esagerando, no? Come dire, premesso che sono, che non sono razzista, però questi zingari, no, è la premessa, questi zingari sono dappertutto. Di solito uno fa la premessa e la smentisce subito dopo. Credo che sia giusto, anche se personalmente sono sempre stato convinto che la natura, diciamo così, la vita, si replichi perché c'è un principio attivo maschile e femminile. Poi, con i ritrovati della tecnica, le donne adesso oggigiorno fanno anche da sole. Avete visto che il ministro di giustizia non si sa se ha avuto un marito o ha avuto un'inseminazione, ma insomma sono poi tematiche importanti, perché è giusto che su queste cose ci si confronti. Quello che non è tollerabile è che si neghi a coloro che riteniamo diversi da noi di avere una loro vita, un loro mondo di affetti, di sentimenti e anche un mondo di diritti, perché nel 2009 qualsiasi altra chiusura rischia di essere oscurantista, di tipo medievale, e questa cosa secondo noi semplicemente non va bene. Di cosa si occupa la sua rubrica Colombo oggi? Faremo un viaggio in tutta Italia raccontando storie ovviamente di gay, sia ragazzi che ragazze. Stasera raccontiamo la storia di un ragazzo di Genova che era iscritto a un partito, l'UDC. Lui ha fatto coming out. Non anticipi altro, non anticipi molto. Spero che il suo servizio ce lo faccia vedere. Sì, sì. Volevo dire che non è stato fortunato come me, perché ha avuto la fortuna di avere un direttore e un'azienda che hanno capito. E quindi vorrei che un applauso le venisse fatto. Vediamo, diverso parere. Sarà Genova ad ospitare il Gay Pride il prossimo giugno, e nel capoluogo ligure abbiamo incontrato Alberto Villa, genovese doc di 39 anni, con due passioni, il Genoa e la politica. Un coming out è quello di Alberto finito sulla ribalta nazionale. Da quando lo ha dichiarato pubblicamente sui giornali, è stato isolato dal suo partito, l'UDC. Ho dichiarato di essere omosessuale e di essere anche cattolico, perché comunque io ero consigliere nazionale dell'UDC, ho militato in questo partito per 7 anni e penso di averlo fatto anche con rispetto del ruolo e rispetto delle persone, dei colleghi. E niente, ho fatto questa dichiarazione e ho parlato anche di matrimonio omosessuale, di adozioni, tenendo sempre una posizione però moderata, quale io sono, nel senso ho detto: apriamo un dibattito, discutiamone, le persone dello stesso sesso che si amano devono avere dei diritti, credo che sia normale. La reazione è stata da Genova, segretario regionale Rosario Monteleone mi ha dal giorno dopo attaccato dicendo che non ero in linea col partito, che assolutamente non contavo nulla, che sì, ero consigliere nazionale ma non si era mai visto. Da quel punto, dopo un mese, ho aspettato reazioni da Roma, non sono arrivate e ho deciso di dimettermi dal partito e di fare altre strade. Penso che fosse doveroso farlo, e anche per mantenere insomma una certa dignità, ecco. Insomma, a me piace al mattino svegliarmi, guardarmi allo specchio e sorridere.
Anche se devo dire che il mio ex partito, io ci credo, ci ho creduto e ho condiviso tante cose del mio partito. Non è che essere gay non puoi stare nel Partito Cattolico, non puoi essere dell'UDC. Gay, essere gay ed essere credenti non sono due cose in antitesi, nella maniera più assoluta. Io questo lo dico con grande chiarezza, perché Gesù Cristo ha sempre predicato amore, pace, eguaglianza, accoglienza. E quindi io credo che soprattutto laddove ci siano delle minoranze, ci siano delle situazioni di sofferenza, ci sia della povertà, io credo che lì c'è Gesù. E quindi insomma, sulla posizione della gerarchia vaticana, insomma, credo che ci sia qualcosina da rivedere. Ma se dovessi dare un consiglio ad un ragazzo di dichiararsi, direi sì, assolutamente di farlo. Anche perché innanzitutto è per lui una liberazione, preso atto, se tu prendi atto del fatto di esserlo, poi dopo dirlo ti libera da un peso. Mi auguro che tanti giovani, ma anche meno giovani, perché sono anche delle persone adulte che secondo me lo dovrebbero fare, lo facciano, e anche qualche personaggio pubblico in più di quelli che già lo hanno fatto si dichiarino, perché darebbero un aiuto a far capire veramente cosa vuol dire essere omosessuali, che non è una cosa così aberrante, devastante come alcuni ci vogliono farci credere.